Il 31 maggio 1594 Tintoretto s'accomiata dalla vita. Qualche anno prima ci aveva lasciato l'ultimo suo ritratto. È un ritratto conservato al Louvre di una forza assolutamente impressionante, perché è quello che vediamo, un ritratto di un uomo letto frontalmente, il cui sguardo stanco a giudicare dall'occhiaia pesante e cerchiata, da questa barba lievemente mossa dal vento che ci scopre anche un poco del colletto. Ebbene, in questo sguardo vediamo un uomo giunto alla fine di una vita operosa, vissuta intensamente e senza rimpianti. Il modo in cui Tintoretto riesce a rendere frontalmente la sua immagine è completamente nuovo e diverso rispetto alla forza d'animo impetuosa, l'ingresso nella vita e nell'arte che ci va raccontato nell'opera che apriva questa mostra, cioè il suo autoritratto giovanile di un uomo poco più che 25enne che attraverso lo scatto fiero del viso che si rivolge a noi e questi occhi di brace sembra quasi raccontarci che un nuovo genio ha fatto capolino e si vuol far largo nel mondo degli artisti veneziani, e vuol farsi largo attraverso anche l'arte del ritratto. Lui che ha avuto un modo completamente diverso dai contemporanei di raccontarci l'uomo. Se Tiziano è il pittore aulico e celebrativo della grande nobiltà, dei signori del mondo, se Lorenzo Lotto è l'artista intimo e emotivo dei ritratti di una povera borghesia o piccola nobiltà, Tintoretto è colui che ci racconta il gran mondo veneziano. Lui che ha la capacità quasi fotografica, in poco più di mezz'ora, in pochi tratti, di cogliere l'essenza di un viso e, aggiungendo un paio di mani che ci dicano qualcosa sulla posizione e lo stato d'animo del personaggio, ci ritrae una società in rapido movimento come quella veneziana attraverso centinaia di immagini che hanno fatto sì che il nome di Tintoretto fosse tramandato nei secoli e attraverso di lui quello della società centro del mondo ancora nel Cinquecento, cioè quella della Serenissima Repubblica di Venezia.